This meeting is being Ok, recorded. accettiamo. Abbiamo chiesto appunto di sdoppiare questo incontro, quindi la seconda puntata di questo incontro si terrà domani nel pomeriggio proprio per avere un numero di persone un pochino più ristretto per poter spiegare appunto l'accordo. Allora, quindi che cosa faremo oggi? Oggi affronteremo intanto il perché, come mai Caritas fa un protocollo con i centri di orientamento al lavoro all'interno del progetto di officina e quindi Antonella, che io vedo sopra la mia testa, non so dove la vedete posizionata voi, Antonella Cossu che fa parte con me e con altre persone dell'equipe di progetto, ci racconterà insomma come ci siamo un po' arrivati a questa collaborazione. Dopodiché lasceremo la parola ai call che ci spiegheranno un pochino bene tutto il contesto dell'accordo, dei call, del funzionamento. Avrete la possibilità di fare le domande necessarie rispetto ai chiarimenti per questo protocollo che abbiamo firmato. E nella seconda parte noi abbiamo immaginato, poi parlo poi per i territori, quindi per i PTA presenti, di iniziare a lavorare concretamente rispetto a determinati a un caso, facendo anche tesoro di quello che poi le colleghe dei Col ci racconteranno oggi sull'accordo. E quindi non mi dilungo oltre, lascio la parola ad Antonella che ci racconta un po' come ci siamo arrivati e poi di seguito la parola a Eugenia, Maria Teresa, Sara e a Caterina. Vai. Ho recuperato l'audio, scusate. Buongiorno. Allora, la collaborazione con i CUL nasce con il Fondo Gesù di Mino Lavoratore. Come ricorderete sicuramente, il Fondo Gesù di Mino Lavoratore aveva due misure. La misura 1, economica. La misura 2 puntava a corsi di formazione e tirocinio per aiutare le persone che durante la pandemia avevano perduto il lavoro. Posso dire che è stata un'esperienza assolutamente positiva. Confesso la mia ignoranza, prima del Fondo Gesù di Mino Lavoratore non conoscevo la realtà dei CUL. La prima cosa che mi ha colpito, al di là dell'esperienza, la professionalità, è stata la disponibilità delle colleghe del CUL, le chiamo colleghe, con le quali siamo venuti in contatto, oltre a una professionalità orientata alla conoscenza e alla valorizzazione delle persone che si rivolgevano a loro. La cosa più importante per noi, che come Caritas non avevamo un'esperienza sull'argomento, perlomeno parlo per di me, è stato mettere a fattor comune le loro conoscenze per costruire progetti possibili e realizzabili per i nostri assistiti. L'aspetto più importante della collaborazione con i CUL, ripeto, a parte la mia esperienza personale che è stata assolutamente positiva per le persone con le quali sono venuta a contatto, ma la ricchezza più grande dei CUL, oltre alla professionalità che hanno messo a disposizione e che utilizzano nel loro lavoro, è la conoscenza del territorio. Fare rete è stato forse l'aspetto più importante di un'esperienza drammatica come la pandemia. Ci siamo trovati a collaborare con tutte le realtà territoriali, non solo per centri d'ascolto, parrocchie, ma soprattutto con le istituzioni. E i CUL, con la conoscenza che hanno del territorio, con la conoscenza che hanno delle aziende, piccole imprese, negozi, che hanno una particolare sensibilità sociale, quindi sono aperti ai nostri assistiti. Non ci dobbiamo mai dimenticare che noi ci rivolgiamo a una fetta di utenti fragile, quindi vanno inseriti nel mondo del lavoro in ambienti protetti. E c'è stata da parte dei CUL la conoscenza di queste tipologie di realtà produttive che sono disponibili ad accogliere i nostri. Quindi anche se ci si è trovati di fronte anche a situazioni che non siamo riusciti a risolvere, e mi rivolgo a Caterina. Ciò nonostante è stata comunque un'esperienza importante e abbiamo solo da imparare nel utilizzare la professionalità dei CUL.
La cosa che mi ha colpito, che voglio riprendere, è una frase che ha usato Monica nell'altro incontro, dicendo che nell'officina delle opportunità non si risponde soltanto al bisogno, e quel soltanto non deve essere inteso riduttivo, perché il bisogno al lavoro è fondamentale nella vita di una persona. Ma Monica ha usato una parola che mi è piaciuta moltissimo, desiderio, nel senso di arrivare a consentire ai nostri assistiti non solo di trovare lavoro perché devono vivere, ma di aiutarli a trovare qualcosa che amano fare. Amare un'attività vuol dire riuscirci. Ecco, c'è una particolare sensibilità nei CUL in questo, cioè la conoscenza del soggetto, la professionalità nel valutare un interlocutore davanti e costruire un progetto che sia efficace, che sia realizzabile. Molto spesso noi, per aiutare le persone che si rivolgono a noi, non sempre siamo lucidi. Ok? Quando si fa questo lavoro di mestiere e non suoni come riduttivo, ma in senso nobile, si ha anche la capacità di prendere le misure esatte dei nostri interlocutori. E non posso che dire, esperienza assolutamente positiva, ovvio che proseguisse in un'attività della Caritas che è incentrata sul lavoro, e mi auguro che questa collaborazione prosegua esattamente come è iniziata. Grazie. Ok, bene, allora ringraziamo Antonella per l'intervento perché appunto ci serve anche come filo conduttore. Mi dicono che ho detto Maria Teresa Grasso anziché Maria Teresa Salvi e me ne scuso, è stato un errore. E adesso io lascio la parola a voi, quindi immagino a Eugenia o a Maria Teresa questo per la descrizione appunto del protocollo, di che cosa sono i call e così via. Prego. Inizio io, salve a tutti, io sono Eugenia Genewa e sono una orientatrice del Col Tirocini. Vi spiegherò brevemente che cosa facciamo noi e poi lascerò la parola alle mie colleghe rispetto a quello invece che è appunto l'accordo e come poi andremo più sul pratico di come funzionano gli invitri tra i due servizi. Cerco di condividere le slide. Ah, però Sì, non posso condividere. adesso ti autorizziamo, Eugenia, Ok. aspetta un attimo. Sì, ora ti ho Vai. inserito Eugenia. Ok, abbiamo preparato delle slide semplicemente perché così ci danno, diciamo, più ci aiutano nel parlare, ci danno più la contezza. Ok, si vedono? Sì, Ok. assolutamente. Allora, appunto, l'accordo operativo vede coinvolti voi della Caritas diocesana con i PTA e il Dipartimento Scuola, Formazione e Lavoro Professionale, che è il nostro dipartimento, quindi il dipartimento che gestisce tra i vari servizi anche la rete CALL e inclusione sociolavorativa. Quindi, diciamo, i nomi che sentirete durante questa presentazione e con cui verrete a contatto durante la nostra collaborazione sono appunto la rete dei centri orientamento al lavoro, che noi chiamiamo CALL, Servizio Programmazione e Sviluppo del Sistema Inclusione Sociolavorativa, e poi voi come Officina delle Opportunità, l'equipe di progetto e la rete dei PTA Caritas. Immagino che molti di voi sono già venuti a contatto. Scusate, sento un ritorno. Con noi dei CALL, che cosa siamo? I centri orientamento al lavoro sono degli sportelli aperti al pubblico, gratuiti, di Roma Capitale, che offrono un servizio di consulenza e orientamento sia individuale che di gruppo sul mondo del lavoro e della formazione. In poche parole, le persone che arrivano nei nostri sportelli sono persone che hanno un problema occupazionale o di non sapere come muoversi nel mercato del lavoro o che tipo di formazione è più opportuna per aggiornarsi ed essere più efficaci e produttivi nella ricerca del lavoro.
E quindi noi attiviamo una serie di percorsi e di iniziative volti proprio ad aiutare le persone a raggiungere il loro obiettivo professionale. La rete call, in quanto rete, lavora a contatto con tutte quelle che sono le realtà sia istituzionali e sociali, quindi i municipi, il privato sociale, le aziende, quindi lavoriamo a contatto con i territori. Attualmente sono aperti 13 call. Di cui due tematici che sono il col tirocini che si occupa appunto dell'attivazione dei tirocini di cui parleremo dopo e il col Gramsci che si occupa invece di sostegno alle persone che hanno dei problemi con la giustizia, quindi hanno avuto problemi penali. Il resto dei call, diciamo, al resto affluiscono tutte le tipologie di utenza. Il nostro obiettivo quindi è quello di sostenere la persona a individuare quello che è il proprio obiettivo professionale, far capire alla persona quali sono, diciamo, i passi che deve percorrere per raggiungere quell'obiettivo professionale, quali sono le tappe, i soggetti a cui possono, rivolgersi. In pratica, una persona che magari viene da noi e dice voglio fare il mio obiettivo è quello di lavorare nella cucina, però magari non ho esperienza nel settore. Il nostro compito è intanto fargli capire cosa significa il mestiere, per esempio, del cuoco, aiuto cuoco, cosa significa lavorare nella cucina, capire quali sono le formazioni più adeguate, a chi rivolgersi, come contattare le strutture che lo possono aiutare o la possono aiutare a raggiungere il proprio obiettivo professionale e quindi con noi farà una serie di colloqui. Quindi diciamo appunto in breve sintesi, l'orientamento di base specialistico ci aiuta la persona a definire il proprio progetto di vita e quali sono le fasi che deve percorrere per raggiungere quell'obiettivo, ma semplicemente noi possiamo avere anche delle persone che vengono da noi per avere informazioni sul mercato di lavoro, cioè quali sono i corsi di formazioni attivi in questo momento, quali sono le iniziative che io posso, di cui posso usufruire attive in questo momento. Quindi insieme valutiamo in base alla persona quali sono le iniziative in quel momento più interessanti, per esempio quando c'è stato i progetti della Regione Lazio sui tirocini per le categorie protette, piuttosto che garanzia giovani per i giovanissimi, o anche l'attivazione di tirocini per le persone che vogliono iniziare a sperimentarsi in un settore differente da quello che magari hanno fatto fino adesso, o per persone che vogliono sperimentarsi su un settore dove hanno fatto solo formazione, ma non la parte pratica, praticano e attiviamo i tirocini. In più aiutiamo le persone nella costruzione di quelli che sono gli strumenti per la ricerca attiva del lavoro. Quindi il curriculum vitae, la lettera di presentazione, facciamo la preparazione dei colloqui, la simulazione dei colloqui. E quindi diciamo una persona che viene da noi, l'obiettivo è, diciamo, cercare lavoro e noi non siamo un'agenzia interinale ancora, però aiutiamo le persone in questa fase di ricerca. Quindi possiamo, oltre all'orientamento individuale specialistico, fare dei laboratori tematici e questo per esempio anche con molti servizi, se verifichiamo che una serie di persone hanno la stessa esigenza, quindi che ne so, come si utilizza internet per la ricerca attiva del lavoro o come si utilizzano dei siti che può essere LinkedIn per alcune professionalità o come si fa la DID online, che è la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro che si fa al centro per l'impiego, noi possiamo organizzare dei piccoli seminari. In più, in questo periodo abbiamo anche dei ragazzi, dei volontari del servizio civile che ci sostengono proprio nell'aiuto alle persone a utilizzare le tecnologie per la ricerca attiva del lavoro. In più, siamo enti promotori di quelli che sono i tirocini extracurriculari, cioè i tirocini che vengono fatti al di fuori dei percorsi di formazione. E abbiamo degli orientatori che si occupano di orientamento alla creazione di impresa, cioè chi vuole aprirsi un'attività, quindi vuole fare un preorientamento su cosa significa fare impresa e quali sono i passi da fare per aprire una propria impresa, abbiamo anche degli orientatori specializzati in questo. E poi abbiamo una funzione di animazione territoriale, che vedremo dopo, ma in sintesi è proprio quella funzione che ci permette di avere i contatti all'esterno dello sportello. Quindi per aiutare la persona a 360 gradi noi dobbiamo avere dei contatti non solo con le strutture sociali, qualora la persona abbia delle difficoltà economiche, con gli enti di formazione, con gli enti territoriali, ma anche con tutte le imprese territoriali per capire se si possono attivare dei percorsi di inserimento protetti, se parliamo di categorie svantaggiate o anche semplicemente qual è
la richiesta professionale che c'è nel territorio, perché se non possiamo orientare stando scollati dal territorio, ma noi abbiamo bisogno di capire come si muove il mercato del lavoro per aiutare le persone a orientarsi nella maniera più efficace. Se ci sono domande, vabbè, le lasciamo alla fine, giusto? Ok. Questo è quello che è la rete call, in breve sintesi, i centri di orientamento al lavoro, che lavorano in stretto contatto con quello che è il servizio programmazione e sviluppo del sistema di inclusione sociolavorativa, di cui vi parlerà Maria Teresa. Ok. Eccomi. Allora, di nuovo buongiorno a tutti. Sono Maria Teresa Salvi, lavoro al Servizio Programmazione e Sviluppo del Sistema Inclusione Sociolavorativa, che noi più brevemente tra di noi chiamiamo Servizio Inclusione Sociolavorativa. Il nostro servizio è nato 3 anni fa. In particolare in occasione di un progetto europeo PON Inclusione, proprio per fare da ponte tra l'area sociale e quindi i vari servizi che si occupano di sociale, sia istituzionali, come diceva prima Eugenia, quindi municipi, ASL, che del privato sociale, e nel privato sociale comprendiamo, insomma, a mio modo di vedere, anche i servizi della Caritas e la rete call che si occupa di orientamento. Questo perché? Perché noi riteniamo che per poter agire sulla fragilità, perché in particolare noi ci occupiamo di tutti gli invii alla rete call delle persone fragili, che per poter agire il più possibile efficacemente rispetto a questo tipo di problematica, dovesse essere messo in campo una presa in carico integrata tra quello che è il servizio istituzionale con insomma tutte le sue peculiarità e tutta l'area sociale, in modo da poter fare intanto una verifica della congruità dell'invio, che è una fase fondamentale per un buon percorso di orientamento, in quanto la rete call si occupa di favorire, far sviluppare al massimo le possibilità di occupabilità della persona, non essendo collegati direttamente col mondo del lavoro. Non ci sono posti di lavoro dove inserirli. Quindi, questo lavoro di implementazione sia delle risorse personali che di sviluppo delle risorse della persona per potersi rendere il più occupabile possibile, soprattutto per quanto riguarda la fragilità, diventa un lavoro ancora più complesso. E quindi è stato messo in piedi questo servizio. E poi man mano durante l'incontro anche la collega vi approfondirà. Noi abbiamo stipulato questo accordo proprio facendo tesoro della collaborazione per il progetto istituzionale Alleanza per Roma. E i percorsi di orientamento delle persone che ci verranno inviate avranno bisogno di una progettualità finalizzata in modo particolare all'inclusione sociolavorativa, che è quello il nostro campo. Quindi noi diciamo con la persona lavoriamo, tra virgolette, su quel pezzettino.
Nell'accordo noi abbiamo previsto l'invio da parte di Officina delle opportunità di 6 persone mensili, cominciamo piano piano, diciamo così, di cui la metà inviati dal progetto e la metà è possibile inviarli anche dalla rete call al vostro progetto, che prevede anche possibilmente l'attivazione di tirocini extracurriculari, questo come dovuto dalla normativa, di credo di ricordare bene, massimo 3 mesi, al fine di dare la possibilità non solo di avere un minimo di sostegno al reddito, perché il tirocinio extracurriculare prevede per normativa un rimborso ed obbligo, quindi comunque è un sostegno economico, ma soprattutto è una possibilità di acquisire delle competenze spendibili poi nel mondo del lavoro. L'obiettivo finale è sempre cercare di rendere la persona occupabile, di potersi poi inserire, per quanto possa essere difficile, ci rendiamo tutti conto, nel mondo del lavoro. Il vostro progetto prevede la possibilità quindi sia di attivare tirocini e corsi di formazione professionalizzanti, sempre in collaborazione ovviamente con la rete call. Possiamo andare avanti, io poi guardo le... Allora, spero di essere chiara, però ci sarà modo per chiarirci di seguito, e do la parola alla mia collega Sara Caporilli Razza, che vi illustrerà anche operativamente come funzionerà l'invio, sia l'invio che la restituzione. Ci sei, Sara? Sì, come vi ha anticipato Maria Teresa, mi sentite? Ti sento pianissimo, forse sono io. Aumento l'audio. Io ti sento. Ora mi sentite meglio? Perfetto. Sì. Allora, come vi anticipava la mia collega Maria Teresa, io lavoro nel servizio inclusione sociolavorativa e quindi queste slide che vi presenterò entrano più nel vivo del processo. E come presupposto, immaginate sempre che noi siamo un servizio che fa da ponte intermediario tra gli invii che arrivano dall'area sociale, in questo caso dalla Caritas, e la rete call, ed è finalizzato ad implementare al massimo possibile una presa in carico integrata tra l'area sociale e l'area lavoro delle utenze fragili. Quindi cerchiamo di valorizzare una presa in carico integrata tra operatori di 2 aree diverse. Quindi vi spiego questa procedura. Immaginate che, come vedete in queste slide, c'è una scheda invio che poi vedrete successivamente. La scheda invio dal nostro servizio viene il nostro servizio, oltre che inviare le schede invio alla rete call e alla Caritas, fa una procedura di supervisione, quindi una prima lettura di supervisione delle schede invio, perché sono presenti assistenti sociali, quindi chiaramente questo servizio non si limita solo alla procedura di invio delle schede, ma anche di lettura e di prima analisi, diciamo un livello di prima analisi della situazione e della congruità della domanda, che poi vi spiegheremo anche meglio successivamente. Per cui immaginate quindi che questa procedura viene effettuata da un servizio che facilita la presa in carico fra la rete call e la rete Caritas, la presa in carico integrata, e che aiuta anche in termini di supervisione degli invii e quindi delle segnalazioni. Allora, facciamo il primo esempio. Noi sappiamo che ci sono 6 segnalazioni, 3 che possono provenire dai PTA, mentre 3 che possono provenire dal call. In questo caso guardiamo quelle che possono provenire dai PTA. Quindi abbiamo un PTA che fa una sua analisi preliminare della persona che sta inviando e compila la scheda invio
e la invia all'equipe di progetto analisi, all'equipe di progetto della Caritas, ovviamente. L'equipe di progetto della Caritas fa un'analisi della situazione personale. Una volta analizzata la situazione personale dell'utente, procede a inviare questa stessa scheda invio compilata al servizio inclusione sociolavorativa, quindi a noi. Dopodiché noi procederemo ad inviare la scheda invio, che proviene dal PTA, al call. Ora, al call di competenza, quindi al call di competenza di quadrante del PTA, come è stato definito in precedenza anche con il precedente progetto Alleanza per Roma. E inviamo quindi la scheda invio, che ricordiamoci sempre, quindi è la segnalazione della persona, dove sono riportati tutta una serie di dati della persona che successivamente vedrete. La inviamo al call di competenza. Il call di competenza contatta l'utente e effettua un percorso di orientamento. Una volta effettuato il suo percorso di orientamento, che si riferisce a tutte le cose che vi ha spiegato prima Eugenia, quindi a tutte le varie attività di sostegno alla ricerca del lavoro, di sostegno all'orientamento alla formazione, quindi una volta che ha effettuato tutte le sue attività, diciamo, di progetto, quindi ha anche inquadrato un piccolo primo progetto di intervento con la persona, ed una volta quindi anche chiariti quali sono i bisogni della persona, il call va a compilare una scheda esito del percorso. Questa scheda esito sarà il risultato della progettazione che ha individuato necessaria ed opportuna e congrua per l'utente, non la conclusione di tutte le attività che avrà previsto. Quindi questo è importante da dire, questa scheda esito non riporterà un tirocinio già concluso o un corso di formazione già individuato o magari in corso, ma semplicemente questa scheda esito darà un'idea di quello che potrebbe essere il progetto più opportuno e congruo per l'utente, quindi una definizione dell'intervento che è opportuno attivare per l'utente. Quindi invierà quindi questa scheda esito, la invierà all'equipe di progetto più al servizio inclusione sociolavorativa, quindi questa scheda esito arriverà sia all'equipe della Caritas e contemporaneamente a noi. A quel punto vi sarà un esito della valutazione, che sarà fatto anche, io penso che esito della valutazione qua volessero intendere anche l'equipe di progetto della Caritas, e giustamente l'inizio del percorso individuato, proprio perché, come abbiamo detto, la scheda esito non è l'effettivo inizio del percorso, ma è l'individuazione del percorso dell'utente. Viene descritto questo nella scheda esito. Quindi poi, successivo all'invio alle due equip, quindi al servizio inclusione e all'equip della Caritas, sarà poi iniziato il percorso individuato per l'utente. Nella successiva slide, poi se avete delle domande, tanto ci sarà spazio poi per le domande, è invece il percorso contrario. Quindi sono le schede che provengono dal call, le schede di segnalazione, e che vengono rivolte al PTA, alla Caritas. Ora, dunque, questi generalmente sono degli utenti già conosciuti, di cui ha già preso contatto il call, che sono già in carico ai call. Il call avrà quindi, effettuerà un percorso di orientamento dell'utente, sempre riferendosi a tutte le varie possibilità che ha accennato prima Eugenia, comprendenti ricerca del curriculum, individuazione delle altre, insomma tutte le varie attività che Eugenia ha prima nucleato. Quindi l'operatore del call effettuerà un percorso di orientamento e quindi farà un prospetto di quello che potrebbe essere il migliore intervento per l'utente e riporterà questo prospetto in questa scheda esito. La scheda esito verrà inviata a noi, Servizio Inclusione Sociolavorativa, e in questo caso saremo noi ad inviare questa scheda esito alla Caritas, quindi all'equipe di progetto. Quando la Caritas riceverà questa scheda, farà anche qui, in questo caso, un'analisi della situazione personale dell'utente. Una volta valutata positivamente ed accolta questa analisi, ci restituirà, la scheda esito come esito della valutazione e procederà all'invio del percorso individuato, perché in tal caso, in questa scheda esito, in questo progetto, previsto per l'utente, ci sono delle eventuali possibilità di percorsi formativi o di tirocinio
che possono essere offerti dalla Caritas e non dalla rete CoL. Quindi sarà la Caritas a iniziare il percorso individuato dal CoL e eventualmente poi chiaramente il CoL Tirocini, essendo sempre comunque riconosciuto come ente promotore dei tirocini, attiva il tirocinio e la formazione, ma in senso di titolarità di ente promotore, perché poi il tirocinio invece è finanziato dalla Caritas. Alla slide successiva. Le schede le vogliamo far vedere dopo? Ho un po' di problemi a condividere o le volete vedere adesso? Non ce la fai a farle vedere? No, sì, aspetta, devo studiare una, scusata. Se okay. Faccio vedere le schede... Allora adesso... Ah, no, sì, ce la faccio. Faccio vedere? Faccio vedere le schede, tanto per farvi capire, okay, diciamo, di cosa trattiamo, queste schede invio, queste schede esito che vengono inviate tra le equip, tra le reti. Allora, questa sarebbe la scheda invio. Allora, tutti la conoscono, i nostri colleghi del CoL la conoscono, i colleghi del PTA meno. Noi sappiamo che questa scheda invio partirà così compilata dall'equip, però riteniamo opportuno comunque farla vedere, ma soprattutto farvi vedere nelle prime righe dove voi vedete modello per invio utenti presso rete CoL, progetto Officina delle Opportunità Caritas Roma, servizio PTA. Qui è importante indicare qual è il PTA, il municipio di provenienza ed il suo quadrante. Quindi questo è un dato fondamentale ed importantissimo. Dopodiché voi, come vedete, in questa scheda si procede con determinati, prima una fase di dati anagrafici, quindi il nominativo dell'operatore, il recapito mail, il telefono, poi dati anagrafici sempre che rispondono all'utente, se puoi procedere scorrendola. Ecco, quindi abbiamo i dati anagrafici, Eugenia, fermandoci prima. Grazie. Ecco qui, quindi qui ci sono i dati anagrafici dell'utente, quindi cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, genere e nazionalità, padronanza della lingua italiana. Questo è un dato che abbiamo riportato molto importante, perché chiaramente una sufficiente padronanza della lingua italiana permette agli operatori del CoL di poter lavorare insieme all'utente. Una grave insufficienza della padronanza della lingua italiana non è suggeribile come invio da parte del PTA, non tanto perché l'operatore CoL non sappia perfettamente dove inviarlo per fargli fare un corso di lingua, ma proprio perché questo è una precondizione, favorevole al buon esito del percorso, che andrebbe sviluppata prima. Quindi se nel PTA voi incontrate un utente che ha grave insufficienza nella padronanza della lingua italiana, noi vi suggeriamo, prima di immaginare un invio al CoL, di fargli percorrere un corso di italiano presso tutti, presso tutti i centri organizzati, in modo che possa poi essere inviato al CoL con una sufficiente conoscenza della lingua, anche perché immaginate che nel CoL poi c'è una compilazione del curriculum condivisa, c'è la lettura dei motori di ricerca per la ricerca di posizioni lavorative, quindi ci deve essere una condivisione della lingua che gli possa consentire insieme di lavorare più fluidamente, di poter leggere e di poter capire cosa c'è scritto in un sito e di poter utilizzare lo strumento informatico, quindi chiaramente è importante. Dopodiché ci sono altri elementi, come va bene la residenza, in questo caso il PTA che è l'elemento fondamentale, e poi qua, come vedete, ci sono le risorse personali, e queste risorse ve le leggo solamente, perché ve le spiegheremo meglio con la mail successiva, con i prerequisiti di invio. Le risorse personali implicano il grado di motivazione da 1 a 10, il grado di motivazione dell'utente è importantissimo. Se non è motivato lui, ma è più che altro inviato, non dico quasi a forza, ma un po' spinto dal volontario, ma si vede che c'è una motivazione molto labile, molto relativa, in quel momento di vita ancora poco pronto, questo non favorirà il buon esito di un percorso, perché è importantissima la volontà e la determinazione della persona a voler veramente cercare lavoro in quel momento della sua vita. E non sempre sono pronti in quel momento, ma magari in un momento successivo. Competenze personali spendibili in ambito lavorativo sono utili semplicemente appunto per
conoscerlo meglio, poi saranno approfondita l'operatore CALL, condizioni di autonomia alloggiativa e cura della persona compatibili con un percorso di inclusione sociolavorativa. Questa è una frase che va a riassumere e sintetizzare la slide che vi faremo vedere dopo, quindi non ve la spiego. Capacità di acquisire di informazioni e di utilizzarle. Qui siamo sempre su un ambito di generale preparazione a una, di una persona per poter cercare lavoro. Andiamo avanti. Qua ci sono eventuali criticità che si volessero appuntare a riguardo dell'utente. Qua c'è la specifica di eventuali altre misure di sostegno che sono state attivate, deviative, misure di sostegno, eccetera. Motivazione dell'invio concordata con l'utente. Qui quindi il referente dell'utente del PTA, lo vado a spiegare più a loro, non ai CALL, perché i CALL conoscono bene questa scheda. Il referente del PTA andrà quindi a riportare qual è la motivazione concordata insieme all'utente per aver deciso di voler fare un percorso di integrazione sociolavorativa. E quest'ultima invece item, area riservata alla cooperazione da parte del servizio sociale municipale, non riguarda perché è specifica per i servizi sociali municipali, quindi non va compilata, non è di interesse della Caritas. Possiamo passare alla scheda esito, se puoi, Eugenia. Ok, la scheda esito invece, come dicevamo, è una scheda che verrà inviata dal CALL al PTA ed è una scheda dove abbiamo specificato prima, dove in generale esito, uno direbbe l'esito del percorso, in realtà invece qui scheda esito confonde un po' la parola, ma significa semplicemente l'inquadramento del percorso che si è ritenuto opportuno che percorresse l'utente. Quindi nella scheda esito non sarà riportato se è finito o iniziato un tirocinio, se l'ha previsto, se è finito o iniziato un corso di formazione, ma sarà riportato tutti gli interventi che si ritengono congrui ed opportuni e quindi ciò che l'operatore alla fine ha valutato più congruo per l'utente come percorso da percorrere. Quindi nome e cognome, codice fiscale dell'utente, inviato dal servizio e si specifica l'operatore e il servizio inviante, eventuale richiesta specificata nell'invio, esempio valutazione per inserimento in progetto, per questo non ci interessa perché diciamo è diverso, data del primo contatto, vedi come vedete qui vengono elencati, se ci fate caso, CV, lettera di presentazione, orientamento specialistico, preparazione a colloquio di lavoro, tutte quelle attività che vi ha prima elencate Eugenia e che quindi l'operatore, numero incontri, vi andrà a fare individuare quali sono i servizi che ritiene utili effettuare con l'utente che vi ha già elencato Eugenia. Possiamo andare oltre perché è finita la scheda, forse alla fine della scheda Eugenia, è andata all'inizio. Scusate che non ho il mouse, sto impazzendo un attimo. Anche perché non è, noi di solito lavoriamo, scusate, diciamo ai colleghi del PTA, noi lavoriamo con Teams e non con Zoom, quindi abbiamo più confidenza con Zoom. Allora, dunque qui abbiamo un eventuale approfondimento nel caso in cui l'utente venga candidato per un tirocinio, non so se questo deve funzionare anche con i PTA, mi date conferma Maria Teresa e... Sì, in realtà forse la cosa che ci interessa di più è anche la parte finale, nel senso che questa è anche una parte statistica, poi la parte che sarà questa qua, rispetto ai percorsi che sono finanziabili dal progetto. Se vuoi, vuoi spiegarla tu questa parte, Eugenia? Sì. Ok. E poi noi ritorniamo io e Maria Teresa sui prerequisiti di invio. Sì, ok. Allora, velocemente, come dicevamo prima, il progetto, la collaborazione prevede la possibilità di poter sostenere le persone con due modalità diverse. Può essere l'attivazione di un tirocinio extracurriculare e qui, a seguito del percorso di orientamento, sia che l'utente sia prima inviato da voi, fatto il percorso con noi e poi rinviato a noi per la richiesta del finanziamento, viceversa, possiamo decidere di individuare un percorso di tirocinio che sia di 24 ore settimanali, quindi un part time di 24 ore settimanali per 3 mesi o un part time di 30 ore settimanali per 3 mesi, cioè l'operatore, a seguito del percorso di orientamento, potrà indicare se la persona in base al percorso fatto se è in grado di sostenere 24 o 30 ore lavorative.
E invece rispetto alla formazione, indicheremo all'equipe, insomma, di progetto la tipologia di corso individuata, per esempio il corso di muletto o piuttosto panificatore o operatore sociosanitario, mi vengono in mente gli ultimi, anche se in realtà l'ente che l'utente individua, noi non diremo mai all'utente di iscriversi a un corso piuttosto che un altro, noi daremo una serie di indicazioni rispetto ai corsi professionalizzanti autorizzati dalla Regione Lazio, riconosciuti, insomma, la Regione Lazio. A quel punto l'utente deciderà il corso e noi indicheremo il costo previsto in base al corso selezionato dall'utente, la durata e se è autorizzato o meno. Questo serve appunto per far capire all'equipe di progetto qual è il finanziamento che deve essere erogato per quella persona. Ok? Ritorno, anche qui ci sono le note, quindi indicazioni che possiamo dare noi come operatori al PTA, scusate, all'equipe, di conseguenza anche al PTA. Bisogno di sostegno, per esempio, per tenere i bambini, perché se parliamo di una mamma sola, esempio. Quindi tutte le indicazioni che escono fuori dal percorso di orientamento. E alla fine avrete l'operatore, il call è l'operatore di riferimento che ha seguito la persona. Ritorno sulla condivisione delle slide. Ai tre requisiti di invio che Sì. inizia Maria Teresa. Ecco. Riconquisto l'audio. Dunque, noi, dopo più di 20 anni di esperienza sul campo, in particolare per l'utenza fragile, siamo andati incontro a tutta una serie di fallimenti. Che è la cosa che ci preoccupa, perché è successo chiaramente dell'intervento. E quindi, in base a tutta questa esperienza, tra l'altro sul territorio cittadino, abbiamo individuato quali erano i punti cruciali della, come dire, situazione di base in quel momento della sua vita, della persona rispetto alle sue capacità e risorse, in particolare personali, e abbiamo individuato come un livello minimo, essenziale, minimo di base che deve avere la persona per poter affrontare un percorso di orientamento. L'orientamento è un intervento professionale che vede una serie di colloqui e di lavoro proprio individualizzato con quella persona per poter aumentare le sue capacità di occupazione. E abbiamo evinto quindi una serie di situazioni cruciali. A parte chiaramente essere in età lavorativa, disoccupati, inoccupati, ma questo diciamo è come dire, è la base. La motivazione, cioè se la persona non è effettivamente motivata, parliamo sempre di quella fase della vita della persona, e non ha questa motivazione per affrontare un percorso che richiede un suo impegno, non ha neanche una volontà di attivazione. Noi, anche se sembra, come dire, scontato, in realtà ci siamo resi conto che non lo è fatto. E quindi se viene inviata in orientamento una persona che in realtà non c'ha in quel momento nessuna intenzione, capacità, il percorso fallisce. I minori, e questo vabbè, è la legge solo se maggiori di 16 anni, se sono persone straniere, devono avere i documenti, permesso di soggiorno, tutta la documentazione in regola, altrimenti noi come servizio pubblico purtroppo non possiamo seguirli, e una conoscenza sufficiente della lingua italiana. Sufficiente sia per affrontare il percorso di orientamento, quindi tu devi parlare anche con l'orientatore, ma anche in previsione di un lavoro, un colloquio di lavoro,
Quindi noi consigliamo sempre, per quanto riguarda le persone straniere, se non parlano italiano, se parlano proprio pochissimo italiano, la cosa migliore è inviarlo e cercare, insomma, se possibile, anche di dargli delle indicazioni precise, prima un corso di base di lingua italiana, per poter poi affrontare tutto il resto. Un livello di autonomia sufficiente di base, cioè la capacità della persona di relazionarsi con l'esterno, con gli altri, essere autonomo negli spostamenti, la capacità di mantenere gli impegni, perché per esempio se si è in una situazione di estrema indigenza, la persona non c'ha neanche €1,50 del biglietto dell'autobus per raggiungere il luogo o di orientamento o di colloquio di lavoro o anche di lavoro. Quindi la persona deve avere un sufficiente livello di buona, discreta, diciamo così, autonomia, ma non come barriera. Non è una barriera, altrimenti l'orientamento non si può fare. È proprio per dargli la possibilità di usufruire di un percorso e di non andare incontro a un ennesimo fallimento che non farebbe altro che aumentare il suo livello di frustrazione, quindi abbassandogli anche le possibilità e aumentandogli una sfiducia nei servizi che si dovrebbero occupare di lui. Per cui è necessario non trovarsi in una situazione di emergenza alloggiativa, perché se una persona dorme in macchina, è stanco, non riesce nemmeno a riposarsi, non ha nemmeno quell'energia per poi fare un lavoro su di sé, così come è necessario un riferimento stabile del proprio domicilio, che può essere anche il centro di inserimento. Scusa, non... Dico, Maria Teresa, se vuoi che integro un attimo questo pezzo che ho un po' più rimodulato. Assolutamente sì. Per esempio, su questo approfondisco ancora di più, nel senso che Maria Teresa appunto ha fatto l'esempio dell'estrema indigenza o della persona che dorme in macchina o ad esempio del senza fissa dimora. Come vedete abbiamo scritto questa frase che però vuole alludere a una differenziazione di queste condizioni, cioè non trovarsi in emergenza alloggiativa tale da non consentire un adeguato e congruo riposo e un riferimento stabile del proprio domicilio. Quindi questo cosa significa? Questo è importante per i PTA. Non significa escludere a priori il senza fissa dimora o la persona che vive in macchina o la persona in estrema indigenza. Significa che potresti avere, come noi tutti sappiamo, un senza fissa dimora che ha un punto di riferimento stabile di un centro di accoglienza dove poter fare una doccia, pulirsi, cambiarsi, avere dei vestiti puliti e avere comunque un punto e un posto dove dormire fisso che è per lui di conforto e che gli garantisce un adeguato riposo. Potrebbe essere paradossalmente una persona che dorme in macchina e che quindi magari non riposa al meglio, ma ha comunque un buon contatto, una buona rete per poter poi focillarsi, essere nutrito, potersi pulire, potersi abbigliare adeguatamente e potersi occupare della propria igiene personale ed essere sostenuto anche minimamente per un piccolo contributo per gli spostamenti. Quindi questo è solo per dire che ciò che diceva la collega è che è chiaro che nella maggior parte dei casi forse questo non è possibile, ma noi non andiamo a escludere a priori perché l'accoglienza è universalistica, noi accogliamo tutti, però è vero pure che sappiamo che ci sono senza fissa dimora in una condizione tale per la quale
non riuscirebbero, ma non con i call sono ormai bravissimi e gestiscono qualsiasi tipo di colloquio con una persona in qualsiasi tipo di condizione. Ma questo riguarda la loro ormai esperienza grandissima e ormai competenza elevatissima. Ma il problema non è tanto dell'operatore call, ma come diceva la collega, del fallimento del percorso. Per cui sappiamo bene che se noi abbiamo un senza fissa dimora che purtroppo per condizioni di igiene è fortemente maleodorante, non riesce ad avere un abbigliamento adeguato, è difficile fargli sostenere un colloquio di lavoro e fargli ottenere un lavoro. Così come sappiamo che se una persona dorme in macchina, ma non solo quello, ma si associa a questo anche una condizione di scarsa igiene, di intorpidimento perché non dorme bene, di non avere una giusta rete con cui ha preso contatto per poter essere sostenuto nella cura, nell'igiene e nella pulizia, sappiamo che non ce la può fare. Ma sappiamo anche che ci sono invece casi diversi, quindi voi dovrete capire ed individuare nell'ambito di queste fasce di popolazione in condizioni di estrema indigenza quello che ha un contatto stabile per pulizia, per igiene, perché ci sono anche loro, e che quindi effettivamente, anche se rientra ufficialmente nell'essere un senza fissa dimora, ciò nonostante ha tutta una serie di condizioni che gli permettono di poter cominciare un percorso, e quello che invece a cui mancano proprio questi prerequisiti essenziali di igiene, di adeguato e congruo riposo e riferimento stabile del proprio domicilio, come abbiamo scritto in questa frase. Quindi non tagliamo tutto con l'accetta, ma fra noi lavoriamo in questo campo, quindi credo che abbiamo tutti potuto capire di che cosa stiamo parlando e della differenziazione nell'ambito di questa categoria. La seconda frase è non trovarsi in condizioni di difficoltà ad occuparsi della propria cura e igiene della propria persona, va bene, questo l'avevamo appunto già detto, non avere problemi di dipendenza in essere da alcol, farmaci, sostanze in genere in gioco. Ovviamente stiamo parlando della fase acuta di dipendenza e che non viene sostenuta da un servizio, che non viene compensata da una terapia farmacologica, quindi ci rendiamo conto anche in questo caso che se una persona è sopraffatta da quel problema in quel momento, in quella fase di vita, gli sarà difficile essere avere la forza, avere proprio la forza, la determinazione, la volontà di sostenere il carico già che sente della dipendenza e della sopraffazione del problema di dipendenza rispetto a tutto un impegno importante e grosso che poi chiede un percorso lavorativo. Quindi è opportuno quello che dice la frase precedente, che qualora l'utente sia in trattamento farmacologico deve risultare totalmente compensato in modo tale da essere in grado di seguire un percorso di orientamento e avere uno specifico servizio di supporto. Cioè quella persona che è in fase acuta è importante inviarla a un servizio che possa sostenerlo e che possa quindi aiutarlo a compensare la dipendenza e in qualche maniera quindi ad essere in una condizione di maggiore serenità e di una maggiore, minore sopraffazione emotiva e tutti quei vari stati estremi a cui purtroppo, in cui purtroppo richiede in quella fase di acuta dipendenza, ma che sia servito dal servizio. A quel punto è una persona che, come tutte le altre, può riuscire ad avere la forza di potersi impegnare in altro, perché si è impegnata già a superare il problema della dipendenza, quindi poi può affrontare anche altre sfide per trovare il lavoro. Non so se la slide successiva. Adesso qui io passo la parola a Caterina della rete call, di uffici di coordinamento. Allora, buongiorno, sono Caterina Vanni del Col Tiburtino. Il mio intervento va a raccogliere un po' tutti gli spunti e le precisazioni, gli spunti di Antonella Cossu che ha parlato all'inizio e che ringrazio, come penso tutti noi operatori call, per insomma le lodi e i complimenti che ci ha fatto. E poi anche riprendo un po' quelli che sono le indicazioni precise delle colleghe, tutte. Eugenia quando ha descritto la nostra attività, Maria Teresa e Sara Capolini e Sara per quello che invece riguarda la puntualizzazione per l'invio dell'utenza e per il dialogo tra noi. Come operatore call, come tutti gli altri operatori call, una certa esperienza, no? Anche nel lavorare su casi insieme alla Caritas e
La Caritas strutturata in tutte le sue mille sfaccettature, posso dire che la natura dei nostri interventi, quindi quello Caritas e quindi dei volontari e quello del CoL, è profondamente diversa, nel senso che abbiamo tutti occhi abituati a vedere tante storie, orecchie ad ascoltare tanti problemi, però lo facciamo in modo diverso, con la consapevolezza di non doverci mai sostituire all'utente. Noi abbiamo bisogno di, poi ovviamente ci sarà la mediazione e l'analisi di officina e dell'equipe, questo è chiaro ed è indispensabile, ma noi nel nostro agire, nel percorso di orientamento, abbiamo sicuramente bisogno di volontari, quindi di PTA, che siano in grado di essere accoglienti e molto prossimi all'assistito. Sono un punto di riferimento, uno spazio di fiducia, no? Anche molto protetto, che sicuramente l'assistito ha con voi, ma non avrà forse con noi come utente. Quindi noi avremo bisogno costantemente del vostro appoggio. Quello di cui abbiamo anche bisogno è che l'utente, che l'assistito arrivi da noi e in qualità di utente, cittadino, non abbia avuto da voi soltanto la direzione, un'indicazione di quello che può essere un percorso, cercando di evitare di dargli informazioni specifiche su quelle che poi invece saranno le singole tappe del percorso che noi andremo a fare con la persona, tappe che poi sono appunto magari la formazione, il tirocinio, ma anche magari un piccolo sostegno, anche magari un'indicazione di rivolgersi a un servizio sociale, quindi anche il costruire una rete, perché appunto, come diceva Eugenia, facciamo un'attività di animazione, che vuol dire che noi non siamo scollegati alla realtà e non lo deve essere neanche l'utente. Quindi è importante che da noi non arrivi l'utente con già l'idea chiara che andrà a fare un corso di formazione, avrà dei soldi o avrà una borsa lavoro o un percorso di formazione, perché altrimenti andiamo a falsare il nostro intervento di orientamento, perché noi dobbiamo lavorare sulla motivazione, dobbiamo fare in modo che la persona riesca a comprendere bene quali sono le sue capacità e come queste possono essere utili e spendibili sul mercato del lavoro, e lui le deve andare a recuperare in un percorso d'orientamento, se le deve riconoscere. Se manca questo percorso di consapevolezza, qualunque attività noi andremo a impostare per la persona sarà sicuramente una inopportuna, inadeguata in quel momento. Questo, quindi, ecco, questo vi chiedo, cioè di poter essere, di dialogare con la persona e anche a volte di supportarci nel percorso magari di orientamento per fare in modo che la persona si affidi a noi, ma di non dare già subito la fine del progetto, e quindi c'è il tirocinio, guadagnerai questi soldi, perché sarà molto difficile per noi nel corso del tirocinio non solo far attivare il tirocinio e avere un successo con il percorso d'orientamento in generale, ma sarà anche difficile attivare la persona su qualunque altro elemento che non sia quello diretto della percepire un piccolo reddito, un piccolo sostegno al reddito o fare un'attività di formazione. Io penso che soltanto in questo modo, siccome noi saremo tutti chiamati a fare delle scelte, cioè chi inseriamo nel progetto, chi decidiamo di prendere in carico, cerchiamo appunto di non sostituirci alla persona e di mantenere ognuno il suo ruolo, perché io penso che soltanto così riusciamo veramente a fare un lavoro di prossimità al cittadino e quindi anche insomma alla comunità alla quale facciamo riferimento. Queste sono soltanto le cose che mi vengono da dire, poi il resto insomma sia Maria Teresa che Sara sono state molto, molto chiare, cioè è chiaro che noi nel percorso d'orientamento siamo in grado di intervenire come operatori in maniera anche molto puntuale sul bisogno delle persone, però dobbiamo anche rispondere a un progetto con dei finanziamenti, con dei percorsi, con un numero di persone già individuato, e quindi è indispensabile fare in modo che il passaggio tra PTA,
officina e noi sia poi un passaggio di ritorno, cioè che ci sia anche un dialogo con i PTA in modo che la persona sia sempre seguita, però ognuno nel rispetto dei propri ruoli. Grazie. Okay. Vado solo velocemente perché ho visto che siamo andati un po' lunghi con i tempi rispetto alla spiegazione di quello che è il tirocinio, e che è una delle opportunità che come Rete Call possiamo offrire a una persona che appunto sta cercando di migliorare la sua occupabilità. Il tirocinio è un rapporto triangolare che vede coinvolto il tirocinante o la tirocinante, l'ente promotore che in questo caso siamo noi come col tirocini Rete Call di Roma Capitale. L'ente promotore garantisce che il percorso di tirocinio sia coerente col progetto formativo e sostiene il tirocinante e l'azienda durante tutto il percorso del tirocinio. Quindi all'interno dell'ente promotore verrà individuato un tutor che tendenzialmente è l'orientatore o l'orientatrice che hanno seguito, stanno seguendo la persona che viene inserita in tirocinio, che sarà lui o lei che si interfacceranno con il soggetto ospitante, con il tutor del soggetto ospitante, che è l'azienda, la cooperativa, l'associazione, la struttura che ospita la persona in maniera operativa. Quindi il tirocinio è non è un contratto di lavoro, ma è un progetto di formazione lavorando, si dice on the job, quindi le persone imparano stando all'interno di un processo lavorativo. È chiaro appunto che se una persona si è inviata da voi, che è seguita da noi, inizia un percorso di tirocinio, avrà come referente l'orientatore o l'orientatrice che lo sta seguendo e che è il tutor individuato dal progetto di tirocinio, che si interfaccerà con l'azienda. Eugenia, scusami, sì. Ho sbagliato io prima a dire che noi siamo ente promotori, che non facciamo anche sì. Dei tirocini della Caritas. Sì, siamo noi, sì, perché il tirocinio formalmente per essere attivato deve rientrare appunto nella normativa, noi attiviamo tirocini extracurriculari, quindi gli enti promotori possiamo essere noi, siamo noi in questo caso. Ribadisco, scusate, grazie Sara, così mi hai fatto ricordare, extracurriculare perché sono tirocini fatti al di fuori dei percorsi di formazione, quindi viene stabilita un'indennità di tirocinio che viene data appunto dalla Caritas, da officine al tirocinante, e nello stesso tempo appunto è garantita la tutela del tutoraggio, quindi del monitoraggio del percorso intrapreso. Di due tutor ne abbiamo parlato, volevo solo fare un piccolo appunto su quella che è l'animazione territoriale, perché però qua mi levo un attimo, mi voglio che mi vediate, quindi levo la condivisione. Perché aspettate, interrompo. Allora, tutto questo percorso si fa ovviamente, come dicevo prima, avendo un contatto con il territorio, perché noi non abbiamo un elenco di aziende, o perlomeno molto spesso le aziende che ci contattano non sono aziende utili per alcune tipologie di utenza, no? Perché per esempio al col tirocinio arriva l'azienda che dice mi serve un ingegnere. Ok, un neolaureato, un neodiplomato. Quindi noi su alcune tipologie di utenze dobbiamo fare proprio delle azioni di ricerca territoriali per individuare quel settore, quell'azienda, quella cooperativa, quell'associazione più idonea che possa ospitare e garantire una formazione o la possibilità di un'esperienza, diciamo, efficace. E quindi questo lo facciamo grazie alla funzione dell'animazione territoriale, cioè all'interno di ogni call gli operatori hanno il compito di muoversi nel territorio. Però adesso esco fuori dall'operatrice, sappiamo che sia all'interno dei call per chi ci conosce, ma so anche voi, per esempio, diciamo il personale non è tanto da poterci permettere di fare una ricerca capillare, territoriale, di tutte quelle che sono le opportunità o le attività produttive. Quindi tendenzialmente anche la scorsa edizione abbiamo chiesto a voi, qualora ci foste, che comunque siete più capillari, siete di più, se individuate per esempio dei settori, delle aziende, delle strutture per conoscenza o perché vedete il cartello cercasi apprendista o cercasi, che ne so, commesso in una struttura, di collaborare con noi per l'individuazione di quelle che possono essere le aziende o le strutture adatte ad ospitare i nostri utenti o le persone, i vostri assistiti.
Perché ovviamente quello è il nodo più cruciale, perché è vero che noi stiamo fornendo a delle aziende, per esempio quando si tratta di tirocinio, delle persone in forma gratuita, perché per 3 mesi la persona è finanziata dal progetto. È vero che le aziende non sono sempre disponibili o non hanno la possibilità o non vogliono o non sono obbligate comunque per legge ad accogliere i tirocinanti, quindi il supporto condiviso di voi che conoscete meglio alcuni territori e di noi che conosciamo meglio il mercato del lavoro, ma anche come interfacciarsi con le aziende per chiedere alcune cose, ci aiuta a dare delle opportunità più concrete alle persone che stiamo seguendo insieme. E idem, ritornando all'altro percorso offerto, la formazione, come dicevo prima, l'utente sceglierà il percorso formativo più idoneo a quello che poi sarà l'obiettivo professionale che abbiamo individuato insieme. Io mi taccio perché siamo andati molto. Scusami Eugenia, volevo solo una piccola cosa. Rispetto all'intervento mio precedente, quindi di aver bisogno del PTA come un interlocutore prossimo all'utente, vale anche naturalmente per il contatto con le aziende. Sappiamo che la persona che come dire, orbita intorno a una parrocchia o intorno a un PTA è comunque legata, inserita anche all'interno di un quartiere anche piuttosto definito. Quindi parliamo proprio anche di isolati e quindi naturalmente lì all'interno probabilmente le stesse aziende conoscono la persona o conoscono e danno credito alla parrocchia e quindi facilitano sicuramente per le fasce più deboli delle persone che raggiungeremo, possono facilitare appunto anche l'inserimento in azienda con quelle realtà che conoscono la persona da sempre, e anche la persona forse si sente più protetta laddove sia necessario fare un percorso così molto tagliato su misura, si senta più protetta a approcciarsi in una modalità diversa con una realtà aziendale, piccola o grande che sia, però che conosce ed è della sua zona. Quindi questa è molto importante, infatti. Noi siamo andate un po' lunghe, però adesso se avete qualche domanda siamo disponibili, a piacere rispondere. No, siamo nei tempi, Eugenia, era tutto calcolato, vi conosco. E, avete qualcosa da chiedere rispetto al progetto, a quello che hanno detto le signore del call? C'è qualche dubbio? Ciao, sono Silvia da Casagione e avrei una domanda da fare alle colleghe del call. Prima si parlava di progetti di 24 ore o di 30 ore. Qual è la differenza tra due realtà? Noi abbiamo minorenni o sono comunque prossime alla maggiore età. A volte vediamo che arrivano, diciamo, le offerte di lavoro da Officina delle Opportunità, ma spesso sono rivolte principalmente ai maggiorenni comunque. E quindi a volte noi siamo un po', diciamo, fuori, a meno che non abbiamo dei ragazzi che sono già lì a breve, ma non sempre purtroppo, magari hanno l'italiano, comunque hanno tutte le caratteristiche che sono necessarie poi per poter partecipare a questi tirocini specifici. La domanda era la differenza tra le 24 e le 30 ore, se è riferita a, che ne so, magari un tipo di lavoro specifico o se è per maggiorenni o minorenni, per capire un attimo perché 24 e 30. Annika, vado io? Io aggiungo a Casagiona, è una nostra struttura, una casa famiglia che ospita minori, fa parte dell'area minori della Caritas. Aggiungerei, vabbè, l'aspetto delle 24-30 ore è meramente tarato su una disponibilità economica. Ah, Noi ok. siamo in grado di sostenere dei tirocini che durino 6 mesi a tempo pieno, quindi per poterli fare abbiamo tarato, insomma, questa misura. Però, Eugenio, io approfitterei, perché questa cosa poi ci è arrivata tanto dalle parrocchie, per chiedervi e rimandarvi la domanda, cioè quando la misura del tirocinio può essere applicata a un minore? Tu hai detto deve aver compiuto il 16° anno di età. No, in realtà, allora, noi come ente promotore possiamo attivare i tirocini solo ai maggiorenni. Per i minorenni, quindi dopo il 16° anno di età, lo possiamo attivare in collaborazione con i servizi sociali o le ASL territoriali, utilizzando la formula del tirocinio di inclusione sociolavorativa, perché noi abbiamo due tipologie di tirocini, quelli extracurriculari e quelli di inclusione sociolavorativa, che sono quelli
fatti a persone seguite da servizi pubblici, quali appunto municipio, ASL, anche il servizio minori, per esempio, che garantiscono che quel tipo di tirocinio è un tirocinio che deve sostenere la persona all'integrazione, all'emancipazione. Quindi per i minorenni noi abbiamo bisogno, vi ricordate il triangolo, il rapporto triangolare nel tirocinio con i tirocini di inclusione è a 4, cioè abbiamo, deve firmare il progetto l'ente pubblico che ha preso in carico la persona, che appunto è un servizio sociale o è il servizio per migranti o è l'ASL, l'azienda, noi come ente promotore il tirocinante per i minori. Ok? E tendenzialmente poi dipende da che cosa sta facendo, cioè se il minore sta studiando si fanno tirocini anche molto brevi, là non abbiamo vincoli né economici con quelli di inclusione perché non, la legge non parla di un, non dà un valore all'indennità che viene dal tirocinante e di tempo anche lì, vabbè, rispetto sempre al progetto, in questo caso al finanziamento. Però se avete minori, devono essere abbiamo bisogno della firma del progetto formativo dell'ente che lo segue pubblico. Sta chiara? Per diciamo, integrazione di quello che dice Eugenia, praticamente per normativa ci si dovrà avvalere di un altro tipo di convenzione che si rifà alla delibera 511 del 2013, peraltro, che prevede che la persona sia seguita da un servizio sociale istituzionale. Senza, diciamo, senza questo punto non c'è possibile. Devo essere una cosa, Grazie. però magari sì, non deve essere la nostra. Vedo una mano alzata. Sì, Sì, vai Sandro, vai. grazie, sono Sandro del PTA di San Frumenzio e della nona prefettura. Ho colto molto bene il discorso che avete fatto su l'esigenza di adeguata motivazione della persona direttamente interessata, sulla capacità di muoversi in modo anche autonomo. D'altro canto, avete sottolineato l'importanza che il PTA sia un referente costante sia per la persona interessata che per il call. La mia domanda è: ci sono delle persone particolarmente fragili, nel senso che vanno seguite e aiutate in modo particolare? Allora, in questo caso, il referente del PTA può essere in qualche modo coinvolto nei contatti che voi avete con lui per spiegargli la situazione? Nel senso, sarebbe importante che noi sentissimo quello che voi dite loro, in modo da poterli anche, come dire, monitorare in modo più consapevole ed efficace. Oppure non prevedete nessun momento in cui, quando voi incontrate la persona, ci sia anche il referente del PTA presente? Non so, Caterina, Guarda, voglio. io scusa Eugenio, volevo dire una cosa, poi ti passo subito la parola. Forse io non ho capito bene. Ma quello che noi vogliamo condividere con voi è che persone che non hanno quel livello sufficiente di autonomia, per essere breve, sono tutte quelle cose di cui abbiamo parlato prima, in quel momento non vanno inviate in orientamento. Quindi chiediamo all'operatore, cioè noi non la vediamo quella persona, perché chiediamo all'operatore PTA eventualmente di attivare altri percorsi che gli facciano raggiungere quel livello di autonomia che gli rende possibile poter fare il percorso nel modo migliore. Non Capito, so ma se avevo capito bene, ecco. chi vi riferite quando parlate di persone fragili? Perché le avete evocate? Allora, c'è una. Persone che abbiano una situazione di grande complessità. Siamo tutti un po' fragili e su questo io
Io non ho nessun dubbio, però parliamo professionalmente, mi dispiace, stanno facendo dei lavori, professionalmente di persone che in quel momento non sono in grado né di avere per tutta una serie di problemi complessi di poter seguire un percorso. Posso? Vai. Allora, come posso rispondere a Sandro? Allora, come operatore di un centro di orientamento al lavoro, quindi mi sento di poter parlare anche per gli altri colleghi che ci ascoltano, e dato per certo quanto ha premesso da Maria Teresa adesso, quindi sulla persona che non è, ha una fragilità tale che non può al momento inserirsi in un percorso di orientamento, sicuramente sappiamo tutti che i vostri assistiti e i nostri utenti e cittadini sono persone che versano in quel momento in uno stato di fragilità. E quindi questo è certo. Io credo che il dialogo tra l'operatore PTA e l'operatore call sia importante, quindi penso che poi ogni singolo call e ogni singolo operatore che prenderà in carico la persona, così come anche è previsto nella scheda, perché ci sono i vostri riferimenti, si potrà, dovrà accordare sulla modalità attraverso la quale seguire la persona presa in carico. Si possono fare, come è successo, insomma, delle videochiamate con la persona a tre, in modo che insomma non ci siano triangolazioni, in modo che tutti sappiamo bene come dobbiamo operare. Ci possono essere anche dei casi invece in cui facciamo un feedback e una breve relazione telefonica. Assolutamente, era esattamente il senso del mio discorso, ecco, quindi sì, ecco, mi sento di poter dire sì. Poi è chiaro che raccordatevi anche voi con Monica e con Officina su come... Infatti, Caterina, io mi permetto, scusate, ma mi permetto di... Capisco, Sandro, la preoccupazione che hai. Per quanto riguarda noi Caritas, ci sono contenta anche tanti colleghi dei servizi, quello che ci contraddistingue è la possibilità di accompagnare. Per noi fragili significa quelle persone che da sole non arriverebbero ai call. Ok, non ci arrivano, non arriverebbero, scusami, non arriverebbero ai call, spesso non arrivano all'INPS, non arrivano ai servizi sociali, quelli che tu conosci, perché facendo insomma quello che fai da tanti anni conosci questo. Quando si parla di presa in carico integrata, questo è un termine tecnico, che cosa significa? Che ognuno, secondo lo specifico delle proprie competenze, dei propri ruoli, partecipa alla progettualità riferita a una persona, ok? Quindi in alcuni casi, ho in mente nomi, cognomi, facce e storie, il, tra l'altro con Caterina molto spesso, il rapporto con l'operatore del call territoriale che segue una determinata persona è sicuramente fondamentale. Come prassi, la separazione degli ambiti è talvolta utile, questo perché noi ai nostri dobbiamo insegnare a come dire, poter fare le cose anche senza la nostra presenza, no? Ok? E tra l'altro parliamo di fior di professionisti che fanno questo da un sacco di tempo. Certo è che di fronte ad alcune fragilità lo scambio, la comunicazione, anche alla luce dell'esperienza che noi abbiamo fatto con Alleanza per Roma e Gesù Divin Lavoratore, no? Che ha mostrato alcuni aspetti che potremmo identificare come aree di miglioramento, il contatto, no? Puntuale e presente col territoriale, con inclusione chiaramente, con tutti i livelli, è fondamentale per la buona riuscita poi di questa progettualità. Io, a me fa piacere proprio allacciarmi a quello che ha detto Monica, perché è importante, secondo me, rispetto a fragilità, mi viene da rispondere. Cioè, io vorrei dire a Sandro, allora, l'accoglienza della rete call è universalistica, qualunque cittadino, chiunque voglia bussare alla porta di un call, il call lo accoglie. Quindi partiamo da questo presupposto. Quindi il fatto che noi, invece, relazionandoci come due servizi specialistici, vogliamo fare in modo, come diceva Monica, che non sia solo un circostanziale a faccia un call per una persona che magari in quel momento è sopraffatta da problemi di dipendenza di droga e che quindi bussa la porta, fa un colloquio sconnesso e poi non comprende, non sa come farsi aiutare, non risponde ai messaggi, non risponde ai contatti, perché questo succede agli operatori call. Provano a ricontattarla al telefono, ma lui non risponde, il telefono non gli funziona, perde un attimo l'orientamento rispetto ai giorni.
Quindi quella persona da sola, come dice Monica, o non arriva all'INPS, o non arriva al CoL, o se ci arriva senza un giusto accompagno, non riesce ad andare avanti per essere aiutato. Quindi il motivo per il quale sembra aver messo, come diceva Maria Teresa, delle barriere sul dire in che condizioni dobbiamo riuscire a farli arrivare, è proprio per fare in modo che loro arrivino al CoL e arrivino al lavoro, arrivino all'INPS e arrivino a essere integrati, accompagnati da voi e da noi, perché da soli in quel momento in grande difficoltà non ce la farebbero. Quindi questo è importante, cioè è importante ricordare che quelle barriere che abbiamo messo le stiamo scegliendo insieme come due enti specialistici, se vogliamo, anche se voi siete dei volontari, ma ci stiamo relazionando fra due attori, fra due istituzioni, no? Una Caritas e un'istituzione specialistica di CoL, di operatori CoL specialistici. Stiamo mettendo quelle barriere che in realtà sono invece le precondizioni che vogliamo che si creino affinché loro arrivino all'INPS, al lavoro e al CoL. Se invece lo facessero da soli, probabilmente andrebbero incontro ad un fallimento, perché avrebbero bisogno di un sostegno in quel momento. È chiaro che hanno bisogno di un mio accompagno in quella fase così difficile. Quindi tutta la nostra rete consiste nell'accompagno. Voi la prima fase e noi la seconda fase. Ecco, questo ci tenevo a dirlo perché per far capire a Sandro che il CoR è un servizio universalistico e pubblico, per cui se Pippo bussa al CoL e gli chiede voglio essere aiutato, il CoL gli risponde e lo accoglie, ma poi il CoL in 20 anni di esperienza, come diceva Maria Teresa, ha capito che se non è accompagnata quella persona da grosse difficoltà, purtroppo ci si limiterà ad un'impresa fallimentare. E quindi noi vogliamo invece aiutarli ad arrivare a riuscire ad uscire fuori dallo stato di emergenza insieme a voi e insieme a noi. Posso concludere una cosa? C'era Antonella, volevi dire una cosa? Non lo so. Ok. Mi riallaccio, Sandro, in conclusione. In realtà l'idea di fare questo primo incontro e farci conoscere e dividere per aria era anche fare in modo che ci guardassimo un po' in faccia per quello che è possibile tramite lo schermo e poi fare in modo che ogni call o eventualmente ogni PTA, sempre tramite magari l'equipe, si possa interfacciare con i call di riferimento, perché ci rendiamo conto che, allora, ti dico, per esperienza di appunto operatrice che la fa i colloqui, è bene che ci sia un passaggio iniziale tra chi segue la persona e l'operatore, in modo che noi possiamo sapere in grandi linee che tipo di percorso, perché quella persona viene mandata da noi. È bene che ci siano dei percorsi individuali di orientamento, perché a volte le persone, quando si appoggiano troppo a un servizio, quando arrivano da noi, fanno dei colloqui che non sono, diciamo, oggettivi, o comunque noi riusciamo a vedere delle cose diverse, o le persone si presentano in maniera diversa se sono accompagnati da un operatore piuttosto che da soli. Quindi noi dobbiamo sapere, dobbiamo fare il percorso, e comunque ogni percorso viene condiviso da voi, perché ovviamente voi avete una visione di 360 gradi del vissuto di questa persona e delle problematicità che ha. Noi lavoriamo sulla preparazione a entrare nel mondo del lavoro. Estremizzo, io non ho tanto bisogno di sapere che la persona, che ne so, non ha problemi ai figli piuttosto che ha problemi economici. Io voglio sapere, io devo capire se quella persona in quel momento è in grado di affrontare un percorso di attivazione personale. Quindi per assurdo io dovrei uscire anche da questo schema e devo dire ok, la persona mi dice che può farlo, si presenta in quel modo. E quindi io poi però condividerò con voi le azioni che noi abbiamo individuato, perché magari la persona da me sembra tutta svelta, poi invece voi magari mi direte no, guarda, in realtà a mezzogiorno devo andare a prendere il figlio all'asilo, estremi, eh? Quindi il confronto diretto tra noi e voi ci sarà sempre e lo decideremo anche da persona a persona, cioè la persona che magari ha bisogno perché si sente più sicura di essere accompagnata e noi possiamo condividere questa modalità di percorso. Oppure la persona che noi, come mi succede spesso, dove anche strutture, per esempio con minori, mi dicono guarda, io gli do la via, voglio vedere se è arrivato, e dopo io che ho fatto il colloquio dico guarda, è arrivato, tutto a posto, siamo riusciti a fare il colloquio. L'obiettivo, secondo me, è questa è la nostra differenza che ci aiuta a lavorare meglio, è che noi puntiamo proprio sull'autonomia, perché paradossalmente se la persona da me non riesce a arrivare non può andare neanche a un colloquio di lavoro. Quindi dobbiamo puntare su questo e capire insieme come sostenere la persona affinché raggiunga questo grado di autonomia
che permette di iniziare o di intraprendere un percorso professionale o formativo, insomma. È ovvio che noi facciamo orientamento anche puro, cioè, come dire, per quanto poi il tirocinio è una formula che noi abbiamo, un'opportunità che noi abbiamo per le persone a livello legale, per farsi sperimentare, in realtà non è l'unica cosa che facciamo, però questo progetto ce lo finanzia, noi siamo ben contenti perché anche sperimentarsi praticamente aiuta le persone a capire anche che tipo di lavoro, se il lavoro che hanno pensato è adatto a loro, no? Non so se sa. C'era Maria Cristina? Sì, buongiorno a tutti. Avrei una domanda e una considerazione da fare. In primo luogo vorrei mi si spiegasse meglio, perché forse ho perso qualche pezzo, qual è il ruolo del servizio inclusione e se il servizio inclusione diciamo, avrà poi anche in questa convenzione il compito di aiutare il PTA ad elaborare quel progetto necessario per l'autonomia, posto che appunto condivido assolutamente tutte le considerazioni fatte adesso da Eugenia e dalle sue colleghe sul fatto che perché una persona possa poi essere avviata a un'occupazione o a un tirocinio, comunque deve essere dotata di alcuni strumenti propri imprescindibili, come appunto un'autonomia sia di comprensione delle cose, sia di spostamento, e anche insomma, una dignità e una presentabilità che non la metta in difficoltà se va a un colloquio di lavoro. Però tutto questo deve essere costruito a monte e non sempre un PTA ha tutti gli strumenti per farlo, naturalmente. Quindi mi chiedevo se il ruolo appunto del servizio inclusione in questa convenzione poteva essere appunto quello anche di supportarci in questo senso. E poi diciamo, volevo un attimo porre invece l'accento come considerazione sul fatto che senz'altro è molto più importante, diciamo, l'aspetto dell'orientamento, almeno laddove ci siano delle minime capacità di autonomia, perché aiuta anche il PTA a comprendere in cosa può aiutare l'utente che sta accompagnando, perché non sempre all'interno dei PTA, diciamo, c'è, per quanto ci sia una capacità di ascolto e anche qualche competenza, tra virgolette, professionale, per un accompagnamento, non sempre, diciamo, il confronto con personale, così, diciamo, anche, che vede tante situazioni differenti, può aiutare sicuramente. Quindi un orientamento di base ci può comunque aiutare, ci può comunque restituire delle informazioni che ci consentono di aiutare l'utente. Questo volevo dire. Allora, comincio io e Sara per quanto riguarda guarda, il servizio inclusione fondamentalmente lavora con l'equipe di progetto, tant'è che voi avete visto, è vero che con tutte quelle schede è difficile memorizzare, però noi riceveremo l'invio dall'equipe di progetto, dalla vostra equipe di progetto. Quindi fondamentalmente lavoriamo con l'equipe. Saranno poi in particolare gli operatori che seguono la persona ad avere una comunicazione più capillare, ma comunque di fatto noi siamo sempre disponibili per qualunque dubbio, chiarimento, qualcosa che ci permette, qualunque cosa che ci permetta di lavorare al meglio. Non so, Sara, se vuoi approfondire qualcosa, ma No, no, confermo appunto quello che dice Maria Teresa in modo che non si confonda. noi Sì, siamo un ponte, noi siamo un ponte siamo un ponte anche intermediario.
che si relaziona principalmente con l'equipe di progetto. Però, ripeto, confermo quello che dice Maria Teresa, esattamente. Se poi ci sono degli eventuali dubbi oppure dei chiarimenti, noi comunque alla mail inclusione sociolavorativa siamo disponibili anche con i nostri recapiti telefonici a darli, non c'è nessun problema. Però forse la collega aveva immaginato che come servizio inclusione dalla sua denominazione potesse avere una funzione un po' più di prossimità rispetto proprio al percorso, però in questo caso non è così, perché devi immaginare che chiaramente noi siamo qui oggi a relazionarci con voi, poi ci relazioniamo con tutti i servizi municipali di Roma Capitale, poi ci relazioniamo con tutte le ASL. Esattamente, era proprio questo a cui mi riferivo, cioè se il fatto che voi siate inseriti appunto nella rete di tutti i servizi sociali municipali ci poteva in qualche modo facilitare a immaginare un progetto a tutto tondo sulla persona, che ci connettesse con altre realtà municipali, cioè quando vediamo che questa persona ha carenza sotto, non so, un aspetto, ecco, di dipendenza e quindi deve essere messa in contatto in rete con i servizi per la dipendenza da alcol, oppure ha un grave problema abitativo e quindi deve essere in qualche misura accolto per ritrovare quella minima dignità che gli consenta di presentarsi ad un colloquio di lavoro, se appunto l'esistenza di una struttura di inclusione sociale consentiva il collegamento con una rete più che efficientasse il supporto. Vabbè, no, capisco bene, ma noi lavoriamo solo sull'inclusione lavorativa, sociolavorativa. Okay. Noi abbiamo solo quel pezzo, quindi i contatti che noi abbiamo con i servizi territoriali sono rispetto all'occupabilità della persona che loro hanno in carico. Okay. Quindi già oggi possiamo suggerire che sicuramente una delle prime cose da la situazione molto complessa di questa persona ha bisogno di essere seguita da un servizio, lo invierei al servizio sociale del municipio, così del suo municipio, così come all'eventuale CERT del suo territorio. Ti posso suggerire questo, ma oltre questo non posso andare perché il contatto e la rete che noi abbiamo è sul pezzo dell'inclusione sociolavorativa. Cristina, però, scusa Maria Teresa se ti interrompo. I livelli sono speculari, no? Quindi noi abbiamo l'equipe di progetto che sono nomi e cognomi e persone, ci sono io, Vincenzo che vedi, Antonella, Anna e Franco che c'era, adesso non vedo più. Speculari al coordinamento. Sì, okay. Sì, ora è chiarissimo, era proprio il nome della struttura che mi lasciava pensare, perché socio lavorativa mi lasciava pensare che potessi agire su più piani. Poi perché agiamo, sono brevissima, agiamo sulla fragilità. Ecco. Okay. Per far capire meglio a loro, perché sennò creiamo confusione, mi rendo conto. Un cittadino, perché io preferisco chiamare cittadini piuttosto che utenti, che vuole fare un percorso di orientamento, si va da solo, non passa né tramite noi, né tramite un servizio sociale, né tramite un'ASL. Quindi in questo senso è la fragilità. Grazie. Do anche un'informazione, scusa Vincenzo, poi ti lascio la parola, ho visto che hai alzato la mano. Ovviamente Maria Cristina, noi invitiamo sempre, poi il rimando è proprio di contattare Call, perché magari quell'utente non può essere inviato perché in quel momento non ha i prerequisiti per affrontare un percorso di attivazione, però nulla toglie, noi abbiamo contatti con i municipi, con i servizi sociali, con le ASL, quindi magari possiamo
aiutarvi a capire qual è poi l'invio più appropriato, o magari in quel momento qual è la persona che uno può contattare o come muovervi per poi sostenerlo, e magari non passerà adesso ma verrà fra un anno, insomma noi ci auguriamo che poi i percorsi siano, però ecco l'idea è proprio poi quando lavoreremo insieme sapremo poi tararci in base agli utenti, noi lavoriamo comunque sulla persona e la persona che ci dà l'input per poi andare a cercare altro, il nostro servizio è sempre in movimento, non abbiamo uno standard per cui fai così e così è, no, a seconda di chi abbiamo di fronte. Scusa Vincenzo, ti lascio la parola. Sei muto? Ah. Vincenzo, hai il microfono spento. Volevo solo riprendere un attimo le considerazioni di Cristina, che io già conoscevo operando appunto come GIP nel settore est. E in effetti il CoL c'ha uno spazio istituzionale che è legato al lavoro. E il problema posto, tuttavia, è un problema reale, molto importante, e credo che debba essere affrontato in maniera organica con i servizi sociali. Noi come settore est stiamo facendo un lavoro di protocolli, di linee guida, proprio per cercare di facilitare i contatti con i servizi sociali, cosa che sta presenta dappertutto, almeno nei municipi di cui io mi interesso, molte difficoltà. E certamente quella è la sede giusta, adatta per affrontare i problemi di fragilità più grossi, perché il CoL può darci una mano, può collaborare nell'orientare e la persona che stiamo seguendo, ma i problemi vanno affrontati con i servizi sociali. Il protocollo col Quint è già pronto e quasi alla firma, siamo credo abbastanza avanzati con il settimo municipio, non abbiamo fatto ancora niente col sesto municipio, ma credo che la via giusta è quella, cioè di creare a fianco all'area lavoro un supporto dell'area comunità per quanto riguarda i servizi sociali, più organizzato, più continuativo, più orientato ai problemi, con dei canali precisi, e che non è per niente semplice. Ci siamo avviati e quando arriveremo non lo so. D'altronde, per dare una risposta veramente adeguata alle persone in difficoltà o fragili, come dico io, è chiaro che è necessaria un'equipe multidisciplinare dove sono presenti tutte le realtà, anche se, soprattutto istituzionali da questo punto di vista, che potrebbero intervenire. Però, come detto Vincenzo, è una strada. È un obiettivo, non c'è adesso, è un obiettivo che noi piano piano stiamo costruendo e dobbiamo andare tutti in quella direzione. Per rassicurare un po' tutti rispetto al senso dell'intervento che ha e anche penso al senso di questo progetto, io credo che sia proprio quello di condividere gli strumenti, le risorse e le professionalità. Questo sta a significare che quando un utente arriverà nelle condizioni previste dal progetto, impareremo a capirci anche su questo, presso un CoL, non andrà soltanto di fronte a un operatore o soltanto dentro una stanza, no? Ma sarà comunque di fronte a un servizio istituzionale del Comune di Roma che ha come scopo principale quello di assistere il cittadino e di essere efficace il più possibile negli interventi a lui rivolti. E questo significa che favoriamo sempre anche il collegamento e quindi anche il raccordo, e laddove non c'è veniamo proprio a crearle questi raccordi e questi collegamenti con i servizi istituzionali, perché comunque i servizi sociali dei municipi sono i servizi sociali con cui tutti noi operatori CoL lavoriamo costantemente e quotidianamente sull'utente guidati e coordinati dall'ufficio di inclusione sociolavorativa. Quindi su questo potete stare sicuri che quando un utente arriva in un CoL non arriva soltanto in un centro di orientamento al lavoro, ma in un servizio che fa parte della rete, cioè dell'istituzione comune di Roma. Quindi sicuramente su questo insomma ci possiamo ritrovare e definire di volta in volta gli altri interventi necessari per portare poi la persona lentamente all'autonomia. Bene, grazie Caterina.
Penso che ci stiamo avviando alla conclusione. In realtà abbiamo ancora un po' di tempo. Noi avevamo immaginato di fare un lavoro di gruppo poi con i partecipanti per iniziare anche un po' a esercitarci su un caso specifico, però mi sembra più importante adesso, come dire, tirare fuori i dubbi che ci sono e approfittare della presenza dei call qui anche per chiarirsi tutto un insieme di perplessità, di dubbi, di curiosità che possiamo avere nella collaborazione. Tra l'altro mi permetto di dire, sia per i colleghi che ci sono qua presenti, sia per i volontari dei PTA, che anche noi i contatti con i servizi sociali comunque li teniamo, li dobbiamo tenere, non in forma istituzionale, ma comunque c'è una collaborazione. Caritas lavora per progetti, no? Per progettazione individuale e fa un lavoro di rete con le varie professionalità che siano presenti all'interno dei territori rispetto alla persona in questione. Quindi voglio dire, nel nostro metodo, almeno l'aspirazione che noi abbiamo è questa, all'interno di una presa in carico globale che riguarda una persona che versa in condizioni di fragilità, c'è sicuramente il coinvolgimento del servizio sociale, posto che magari in una collaborazione più stretta con i call, magari per un tirocinio di inclusione, mi riaggancio a cose che sono state dette, probabilmente essendo voi istituzioni, potreste essere, come dire, anche facilitatori di un tavolo intorno ai quali incontrarci con i municipi, con gli assistenti sociali, cosa che non è, ahimè, sempre così facile, no? E quindi giustamente quello che veniva riportato era anche in questi termini. Quindi noi siamo assolutamente favorevoli alla collaborazione intorno a un tavolo con tutti, con le istituzioni, con tutti i partner. L'officina nasce per quello, si caratterizza per essere un servizio trasversale. È chiaro che una parte di sociale rispetto ai nostri CE, perché come dicevamo i prerequisiti per l'accesso al progetto valgono da entrambi i lati, quindi noi ce la dobbiamo portare la persona, no? Così come non siamo in grado di seguire una persona che ci arriva dai call che non è nel suo momento di autonomia all'interno della linea del tempo della sua vita, no? Questo è una cosa che vale un po' per tutti. Lo specifico nostro, appunto, ritorniamo sempre lì, è l'accompagnamento per fare in modo anche che una persona poi possa accedere all'esigibilità del suo diritto, no? Non alla carità, non solamente alla carità, ma al fatto che è titolare di un diritto. Diceva bene Sara, il CoL è un servizio universalistico, cioè tutti i cittadini hanno diritto di accedervi. È il momento che fa la differenza, è il momento, però è assolutamente universalistico. E quindi secondo me questo ci può garantire, no, anche una predisposizione al lavoro congiunto insieme, al lavoro di rete, rispetto a questo, tirando dentro spesso a noi capi, sono poche le situazioni in cui i servizi sociali noi in qualche modo o li abbiamo chiamati o li dovremmo chiamare o li stiamo cercando o già ci lavoriamo insieme, quindi do abbastanza per scontato che questa collaborazione ci sia, ci dovrebbe essere, magari con i col territoriali possa essere facilitata, ecco. Se non ci sono domande, ci sono domande? C'è qualcun altro che voleva chiedere? Beh, comunque la ribadiamo che per qualsiasi informazione, se ci sono dubbi, ansie, perplessità anche che arrivano dopo aver metabolizzato questo incontro, ovviamente c'è l'equipe di officina che fa da filtro con noi a tutti i nostri riferimenti, quindi ci potete contattare anche col poi territoriali, sempre tramite insomma voi, e poi ci tareremo in corsa, insomma. Sì, io volevo solo aggiungere una cosa molto specifica per non creare panico tra i nostri. La scheda, allora, il call, se io ho capito bene, voi correggetemi, è tenuto a utilizzare la sua modulistica, cioè non si possono fare variazioni rispetto alla modulistica che loro utilizzano, se non con il riferimento del progetto, se non ricordo male. Questo è il motivo per cui la modulistica che è stata presentata non è quella che noi mandiamo a voi o che riceviamo da voi, no? La scheda candidatura e la scheda proposta, ma è un modello che è quello del call. Di questo però i PTA territoriali non si devono preoccupare, almeno non nella fase iniziale, perché la candidatura che il PTA ci invierà la invierà all'equipe di officina con il solito modello che noi utilizziamo. Sarà nostra cura poi tradurla
nella modulistica, diciamo, ufficiale da inviare al call. Siccome ci sono degli aspetti che noi non abbiamo nella scheda candidatura, sicuramente l'equipe di officina contatterà il PTA inviante attraverso il referente territoriale per aggiungere magari qualche indicazione che manca. Però per voi nella vostra prassi operativa sostanzialmente la cosa non cambia, cambia a livello di diciamo equipe centrali che poi fanno il passaggio tra offerta e domanda, diciamo così. Grazie Monica, hai chiarito una cosa che avevo capito che creava confusione. Sì, ero già pronta. Però non ero uscita nessuna domanda, sono stati bravi. Lì a un minuto, ti assicuro. Ma d'altronde noi le criticità, le cose non chiare, le vedremo quando nel corso della collaborazione, nella pratica, perché poi quando ci lavoreremo capiremo meglio. È così. Certo. Maria Grazia, alzato la mano. Scusate, mi sentite? Salve, sono Maria Grazia Battisti del Colgiugni. Scusate perché non sono riuscita a seguire fin dall'inizio, quindi forse un'informazione che mi è sfuggita, ma visto che siamo tutti insieme è forse meglio chiederla adesso. Cioè, la durata dei tirocini, quanto durano potenzialmente questi tirocini? Perché ho sentito 3, poi ho sentito 6, se non mi sbaglio, mesi. Allora, perdonatemi, la durata massima durata dei tirocini è 3 mesi. Grazie. È 3 mesi per tre i tirocini mesi. Attivati con officina la durata è 3 mesi part time, non con un massimo di 30 ore settimanali. Ok, 3 mesi, perfetto, grazie. Maria Grazia, potremmo fare così per inciso, sì. I 3 mesi 20 o 30 ore settimanali sono quelli finanziati da progetto. È ovvio che se un'azienda poi ce lo vuole fare arrivare a 6 mesi, perché per legge il tirocinio extracurriculare, Maria Grazia lo so benissimo, che la nostra collega, lo dico per gli altri, dura 6 mesi. I tirocini extracurriculari non possono essere fatti per più di 6 mesi, a parte per alcune categorie richiedenti cioè asilo politico, chi ha una disabilità, quindi è iscritto al collocamento mirato. Però nulla toglie che l'azienda possa sia integrare, se troviamo un'azienda sana e la persona, diciamo, operativa, sia eventualmente i primi 3 mesi li fa da progetto, gli altri, vabbè, quello poi non lo facciamo sempre, Maria Grazia lo sa, però il finanziamento è 3 mesi. Ok, e perdonatemi, anche mi è sfuggita, diciamo, la durata di questo nostro progetto assieme, cioè entro quando andranno attivati, cioè diciamo il termine, diciamo, di questo progetto, per capire un po' che... diciamo la prospettiva temporale. Cosa intendi per tempo? Cioè, nel senso, i tirocini, cioè, avrà una scadenza forse questo progetto? Quando possiamo inviare le persone? Era questa la domanda, giusto, della Maria Grazia? Scusa? Quando possiamo inviare le persone? Entro quanto devono partire i tirocini? Entro quando devono partire i tirocini, sì, insomma, ecco, per non così, insomma, per capire un po'. No, sì, perché l'orientamento è un percorso lungo, cioè non è una cosa che si fa in una settimana. Insomma. Noi abbiamo l'accordo di un anno con la Caritas. Annuale, per ora è annuale, sì. Annuale. È annuale. Quindi okay, chiaramente se è un accordo annuale, se bisogna far partire un tirocino alla scadenza dell'ultimo trimestre dell'anno, bisogna cercare di attrezzarsi affinché ci sia la tempistica più idonea. Quindi forse dovremmo dirgli da quando parte l'anno, perché effettivamente il nostro accordo è stato firmato già. Luglio. Quindi entro luglio, a luglio dovrebbe terminare questo, insomma, si e quindi entro luglio deve finire l'ultimo tirocinio trimestrale. Ciò significa che luglio, giugno, maggio, tu ad aprile gli devi dire, ad aprile devi avere il tempo di dirgli che vuoi un tirocinio per maggio, giugno e luglio. Sì, noi ci eravamo anche dette che la partenza, insomma, dopo la socializzazione dell'accordo, visto che siamo più o meno in fine d'anno, insomma, la partenza dei primi tirocini sarebbe stata un po' posticipata, possiamo immaginarlo, sì, da luglio, oppure possiamo immaginarlo a partire dai primi mesi dell'anno prossimo, ecco, per rientrare poi nel... La differenza, forse Monica, correggimi se sbaglio, a differenza delle altre volte, questo non è proprio il progetto, loro sono un servizio, officina,
giusto? Sì. Quindi sta nascendo questa collaborazione, ma io spero che vada tutto bene e che poi la cosa venga rinnovata in automatico e si proceda anche. Però sì, per ora calcoliamo magari fino a settembre, forse l'anno prossimo, ancora non siamo partiti, quindi vediamo un attimo. Sì, ci si augura che continui almeno per un triennio, no? Ok, grazie. Scusate, però a volte magari per esperienza in alcuni casi, no, ci siamo trovati, cioè ci sono dei tempi, no, poi per l'attivazione di questi progetti. Certo. Allora, insomma, però vabbè, c'è margine, insomma. Quindi diciamo che il margine è fino a settembre? Diamo a loro, Monica? Fino a settembre, considera che non siamo ancora partiti, quindi ci sono delle tempistiche. Questo significa che dato che l'accordo scade a luglio, probabilmente l'ultimo tirocinio può essere luglio, agosto, settembre. Penso di sì, realisticamente penso di sì. Adesso vediamo un po' quando partono i primi, così ci regoliamo anche un pochino, però io penso di sì, considerando che agosto è pure... Indicativamente noi potremmo concordare, visto che per ora la scadenza è a luglio, che comunque i tirocini è possibile, gli eventuali tirocini o percorsi di formazione, perché più o meno equivalente in un certo senso, si possono attivare entro luglio e poi finiscono dopo. Però entro luglio, sì, così finiscono. Entro luglio si attivano e poi vediamo noi da qui a luglio, insomma, avremo modo di capire, di rinnovare, di ampliare, non so, insomma, tutto quello che sarà possibile fare al meglio. Scusatemi, ma io colgo l'occasione per farvi una richiesta che ci siamo sempre dimenticati di fare, credo. Sarebbe bene per noi avere l'elenco dei PTA con i riferimenti generali con cui collaboreremo, proprio una scheda. Sì, sì, è un work in progress per noi la scheda dei PTA. Ce ne abbiamo una quasi completa, ce la possiamo fare, mi auguro, ma è quasi completa, giusto un paio di definizioni mancano. Sì, sì, anche perché l'invio ai call, ricordo, sarà fatto non su base strettamente territoriale rispetto, che ne so, alla residenza dell'utente, ma per quadrante, perché non tutti, certo, non tutti i territori hanno un call di riferimento. Quindi noi abbiamo diviso per quattro quadranti, così come anche la riunione di oggi, per sì, esempio, e quindi le persone saranno inviate per quadranti. All'interno del quadrante verrà individuato il call più, possibilmente più vicino, insomma. Approfitto, Maria Teresa, scusa perché me l'hanno chiesto due parlate, ma il call Azzolino è chiuso? No. No? No, è aperto. È aperto? No, è aperto, ho avuto dei problemi tecnici perché stanno facendo stanno risistemando il centro per l'impiego che li ospita e in questa risistemazione hanno tagliato sia i fili che danno prima per un po' l'elettricità e poi internet al nostro call. Quindi ha avuto proprio problemi tecnici per cui non aveva più internet, non poteva essere più connesso, non funzionava il telefono. Ci sono stati dei problemi, ma dai al fatto che stanno facendo i lavori, nel fare i lavori hanno tagliato. Ok, quindi riaprirà, però, è solo una cosa momentanea. No, ma è aperto, cioè nel senso che adesso dovrebbe essere anche quasi risolto. Vi invitiamo di andare sulla pagina di Roma Capitale e cercare l'elenco della rete call, perché oltre ai telefoni fissi ci sono anche i telefoni mobili di servizio. Quindi magari potete chiamare là. Chiedo scusa, una domanda banale. Quinto, sesto e settimo, cioè il settore est fa capo a quale call? Allora, il quinto è il call termini, il sesto è il call... Ma tu lo sai a memoria, io devo aprire la scheda perché sinceramente a memoria... Il quinto municipio è il allora, col il quinto Tiburtino. Municipio, scusate, è col Tiburtino, il sesto municipio è il col Giugni e il settimo, volevi sapere? Col sì. Il settimo è Petroselli Vignale. E col Petroselli. Però non vi preoccupate perché l'invio viene appunto tramite inclusione che lo manda nel territorio di... Lo inviamo noi. Noi purtroppo non siamo su tutti i municipi, quindi ovviamente... E voi avrete l'informazione di a quale call è stato inviato. Okay. Io comunque ripeto,
Su internet c'è l'elenco di tutti i col con i municipi di riferimento. Scusate. Magari possiamo fare noi una scheda e mandarla a Equipe, facciamo così, ci scambiamo. Sì. Perché magari mandiamo la brochure, Teresa, mandiamo la brochure. Abbiamo la brochure, cioè la nuova brochure dove c'è quello che facciamo e l'elenco dei col dei municipi. Perfetto. Boh. Scusate, in queste ultime cose che ci stiamo dicendo mi hanno sollecitato rispetto a una riflessione e ve la condivido perché anche abbiamo avuto modo di parlarne con le colleghe qui del Col Giugni. Stavamo parlando appunto delle risorse, Maria Teresa faceva riferimento, se non ho capito male, a questa, diciamo, elenco, no? Comunque dei DTA, eccetera, rispetto al territorio. Ecco, rispetto ad esempio al Col Giugni, ma forse questo potrebbe essere d'utilità anche per gli altri col, a noi del Col Giugni manca un quadro chiaro, no? Dei PTA che insistono sul territorio del sesto municipio, che è quello di nostra competenza, non esatto. Fosse altro perché anche sappiamo che i PTA sono appunto sicuramente dei punti di riferimento per le persone, perché oltre alle attività che svolgono, diciamo, d'ascolto, di supporto, però in alcuni casi hanno anche, non so, dei sostegni anche per di tipo forse di tipo legale o di lavoro, diciamo, inteso sembra paradossale, però in realtà è speculare perché a noi arrivano anche cittadini autonomamente, no? Scusami, e a volte Maria, appunto grazie, non sono nelle condizioni. Interrompo Cattiveria, però noi qui stiamo. Diciamo, lavoriamo insieme per la collaborazione con il loro progetto, che è Officina delle Opportunità, non a 360 gradi, capito? Quindi noi... Okay, no, vabbè, la conoscenza dei PTA del territorio, diciamo, se ci arriva anche a noi, la conoscenza diciamo, l'elenco, i riferimenti dei PTA che stanno sul sesto. E io ho chiesto, certo, scusa, ma se per farti capire... gli ho chiesto l'elenco dei PTA con cui noi collaboreremo nell'ambito di questo progetto. No, se posso però, permettermi di inserirmi, in questo dialogo, i PTA che riguardano Officina sono posizionati in una, come dire, in una divisione territoriale diocesana che prende il nome di prefetture. Nella diocesi di Roma ci sono 36 prefetture e noi, un po' arrancando, un po' con fatica, ma siamo determinati a raggiungere l'obiettivo, abbiamo o avremo 36 PTA disposti sulle 36 prefetture della diocesi, ok? La diocesi poi è divisa in settori, le prefetture più o meno corrispondono ai municipi, più o meno, non esattamente, ma più o meno sì, i settori della diocesi corrispondono ai settori della città, ok? Quindi la mia grande ambizione, il mio sogno è quello di integrare la nostra lista dei PTA con la lista dei col territoriali. Questo perché? Perché poi a noi servirà sapere per quei municipi barra prefettura diocesana che non sono servite da un col territoriale dove andare a spostare i nostri PTA. La questione di Azzolino, ci siamo sentite con Eugenia 300 volte a sfinimento ieri, perché un paio di parrocchie mi dicevano: ma il nostro, cioè devo partecipare oggi o domani a questa, perché noi ci rifacciamo, collaboriamo con Azzolino piuttosto che con Giugni, però sono al confine, quindi un po' spostate. Quindi l'obiettivo è quello di creare un'unica lista con i riferimenti anche per chi non è del sesto municipio in maniera, ma magari sta al confine, per dire, no? Cioè, capiranno tanto. Questo sì, però ecco, appunto, interesse, sollecitavo questa cosa che ne riflettevamo nell'altro giorno, è reciproco, no? Perché diciamo anche il call, sapere quelli che insomma adesso rispetto all'organizzazione che lei ha spiegato, insomma con la sua complessità chiaramente, perché diciamo possono essere di riferimento anche rispetto a utenti e cittadini che ci contattano autonomamente per le più svariate ragioni e vie e che magari potrebbero trovare un PTA a loro volta, no? Supporto, tieni conto, no? Che i PTA sono dei livelli territoriali intermedi, cioè
Due minuti di spiegazione dell'ecclesialesimo. Scusate, ho colto l'occasione perché siamo tutte insieme. Così ci chiariamo. Allora, le zone della diocesi chiamate prefetture ospitano una serie di parrocchie che possono essere da 5 a 10, 12, ma non so per chi è più esperto di me, più o meno, diciamo massimo una decina. Quindi, siccome noi che siamo pochi, non possiamo, pensa che le parrocchie su Roma sono 336, è proprio una mission impossible. Allora stiamo lavorando, è tutto un lavoro che si sta facendo in diocesi e non solo per officina, a creare dei livelli intermedi che si chiamano presidi territoriali di ascolto, che rappresentano da un lato i territori, quindi in ogni prefettura c'è un piccolo coordinamento presieduto dall'incaricato di prefettura con una sua equipe che si chiama PTA, ok? Questo PTA ha poi un referente per officina. L'altro discorso, vedo Dario qua davanti a me, i servizi diocesani, per esempio lo sportello lavoro di Via delle Zoccolette, rappresenta il PTA cittadino dell'area immigrati ed è a livello cittadino, mentre i PTA territoriali sono a livello parrocchiale, diciamo, di coordinamento di parrocchie. Ok? Ok. Monica, una domanda. Grazie. E di che? Sei svenuta, poveretta? È tutto complicato sta cosa. Monica, una domanda. Francesca Casagiona. Dimmi. Se mi vedi. Sì, ti vedo. Il centro per minori di via Venafro, a questo punto, fa riferimento come colla a Tiburtina. Alla signora Vanni qui presente. Esatto. E come... quindi diciamo noi bypassiamo il PTA. Allora, intanto voi... dovreste esserlo, nel senso che voi siete PTA diocesano. Perché siete dell'area minori della Caritas e quindi come area minori c'è questo. Il riferimento per il settore nord rispetto all'equipe di progetto, e lo dico anche con un bel sorriso, è rappresentato da Franco Lotito qua presente. Quindi qualsiasi cosa che poi serve all'interazione su quel quadrante della città come equipe officina fa riferimento a Franco, oppure essendo voi PTA diocesano, anche Dario per esempio per l'area immigrati, potete direttamente interagire con noi mandando le segnalazioni e così via, capito? Ok. Scusate, in chiusura posso ricordare un attimo una cosa rispetto ai passaggi, che comunque appunto l'equipe di progetto e inclusione sono per noi i filtri degli invii, filtri in senso filtri positivi, nel senso che devono sono sia come officina che diciamo deve indirizzare o capire la congruità poi dell'intervento economico da fare alla persona, e per noi inclusione che deciderà in base alla conoscenza dei territori, dei progetti che sono attivi all'interno dei call, degli operatori che ci sono all'interno dei call, l'invio dell'utente, della persona all'interno del call. Quindi i passaggi, cioè l'interfaccia tra operatori avverrà dopo che abbiamo preso in carico l'utente. Quindi una volta che l'utente ci è arrivato tramite segnalazione, non è preso in carico, è seguito dal percorso di orientamento, o viceversa, siamo noi che ci interfacciamo, magari abbiamo l'esigenza di parlare con il collega del PTA o la collega del PTA per condividere il percorso, però l'invio è fatto tramite, come abbiamo fatto lo schema iniziale, quindi i PTA inviano a equipe invia a inclusione invia al call. È chiaro, lo so che sembra farraginoso, ma non è così, serve per darci un po' un'idea, per monitorare l'andamento, per capire appunto gli invii in maniera più strutturata e più efficace, anche perché noi vorremmo accogliere tantissime persone, ma il fondo è quello, le risorse sono quelle, e quindi cercheremo di seguire al meglio le persone inviate. Scusate se ho fatto questa chiosa, perché... ci tengo insomma a capire. Poi è ovvio che le specificità dei servizi permettono che poi le persone, non so, mi viene in mente se c'è il figlio di qualcuno che ha bisogno di orientamento puro e non ha bisogno, non entra nel progetto, non è segnalato, è ovvio che la conoscenza dei call, noi siamo un servizio aperto al pubblico e chiunque può venire a fare orientamento, però rispetto a questo tipo di progetto ci deve essere la segnalazione, come immagino che se le parrocchie, PTA gestiscono, mi viene in mente gli invii che facevo io a voi erano magari pacchi alimentari, sostegno al vestiario, piuttosto che allora a quel punto noi sappiamo che se è per quella cosa che è specifica vostra, uno si conosce, lo manda, però rispetto al progetto l'invio deve essere strutturato. Sì,
se sono stata chiara. Assolutamente. Bene, allora se c'è qualche altra domanda, se no direi che per ora possiamo chiudere qua. Ci aspetta un altro appuntamento domani pomeriggio con gli altri quadranti della città. Carlo Bertoli mi scrive che se c'è Franco Lotito c'è, si chiama HP da qualche parte, questo signore che alza la manina. E niente, quindi noi per adesso avevamo pensato di fare un lavoro di gruppo, ribadisco, lo spostiamo a un altro incontro perché ci richiede insomma anche un po' di impegno, di concentrazione. Adesso siamo tutti stanchi. Ringrazio Eugenia, Sara, Maria Teresa, Caterina e tutta la rete Call. E niente, allora noi ci aggiorniamo domani pomeriggio. Il materiale lo avrete al termine della seconda giornata di call e lo manderemo tutti insieme, sia la registrazione che le slide. Bene, grazie a tutti. Grazie a tutti, buon pranzo, buona giornata. Grazie a tutti, buon pranzo. Ciao, grazie della... Buona giornata, ciao. Grazie. Arrivederci. Grazie, buon lavoro a tutti. Arrivederci. Ciao a tutti.